La maggioranza Carpentieri non riesce ad eleggere il presidente del Consiglio Comunale. Nell'ultima seduta non è stato raggiunto il quorum per l'investitura dell'ex assessore Francesco De Angelis. Dure critiche piovono dalla minoranza. A prendere la parola è Mario Cascone, che tuona: in 7 mesi non c'è stato nessun atto, nessun intervento, nessuna iniziativa che i cittadini di Sant'Egidio abbiano potuto percepire. Una maggioranza spaccata, con un consigliere comunale nel nome di Massimo Giordano che ha espresso le sue considerazioni a nostro avviso giuste, perché sono quelle che condividiamo anche noi. Un presidente del consiglio non deve avere deleghe di tipo operativo, perché è giusto che sia così. È una persona che ha una figura super partes, deve essere di equilibrio tra tutti i consiglieri comunali, quindi è giusto che non sia un controllore o un controllato. Quindi Massimo Giordano ha espresso delle considerazioni giuste che la minoranza aveva condiviso e ha condiviso anche in consiglio comunale. Con la vostro voto a Giordano non è stato possibile quindi avere il quorum per l'elezione di De Angelis, che ha dovuto lasciare la giunta dopo anche sollecitazioni che erano giunte dalla minoranza fin dalla prima seduta di consiglio comunale, con una giunta che era illegittima perché non rispettava la legge del Rio e le quote rosa. Sì, infatti questa secondo me è la vicenda più grave, cioè noi oggi abbiamo visto il sindaco che ci comunicava una giunta che in realtà era illegittima sin dal suo insediamento. Questa è una cosa gravissima, che solo oggi, dopo circa 7 mesi di consiliatura, si è arrivati ad una risoluzione positiva della vicenda. De Angelis ha le sue aspirazioni da presidente del consiglio, ma io non credo che questo debba essere il comune in cui ci si accontenta una persona per scontentare l'altro o viceversa. Io penso che le istituzioni devono essere rispettate. Doveva essere rispettata la legge del Rio per la rappresentazione delle quote rosa in giunta, e deve essere rappresentata la considerazione per cui il presidente del consiglio deve essere super partes. Quindi dovrebbe essere della minoranza? Ma può essere anche un consigliere comunale di maggioranza, ma appunto deve essere un consigliere comunale che non abbia deleghe di tipo operativo. Solitamente aveva una... mi ricordo che nella precedente consigliatura la signora Albanese aveva una delega alla cultura, che comunque era una delega di spessore, ma comunque non di tipo operativo. E Angelo invece quali deleghe dovrebbe avere? Ma si parla di ambiente, contrasto alla povertà, comunque deleghe importanti, anche se pensiamo per esempio alla delega all'ambiente, in questo momento si raffigura in una situazione dal punto di vista ambientale, parliamo della vicenda rifiuti, delicatissima, quindi non credo che sia giusto che un presidente del consiglio abbia deleghe così importanti. In questa fase ancora una volta si mettono in luce le inadempienze, la scarsa operatività di un'amministrazione che secondo la minoranza non ha fatto nulla in questi 7 mesi. Beh, non lo dice la minoranza, lo dice Sant'Egidio, lo dice la gente di Sant'Egidio. Un'amministrazione che in 7 mesi non è riuscita a creare di nulla di operativo, stanno continuando opere che non erano state sicuramente messe in atto da questa amministrazione comunale, ma messe in atto dalla precedente amministrazione. Per fortuna negli ultimi giorni il centro storico è stato in parte ripulito, il parcheggio di via Pulcinella è stato ripulito anche grazie all'intervento della minoranza, perché appunto avevo richiesto all'amministrazione di essere più operativa all'interno del centro storico e sembra che qualche risultato sia raggiunto. Ma comunque in ogni caso si parla di tante inadempienze in tanti settori, mi viene da pensare dal sociale, mi viene da pensare alle attività commerciali che vivono abbandonate a se stesse, non solo quelle del centro storico, ma anche alle politiche giovanili. Ora si è approvato il regolamento del Forum dei Giovani, ma anche lì ci si è arrivati dopo tanto agognare, ma soprattutto dopo che c'è stato un accordo tra maggioranza e minoranza.